I miei amici bergamaschi, perché sono stati un tesoro. Questo signore qui si chiama Luca Fiocchi e lui l'anima di tutta questa menata qui, mi ha pregato bene, perché quando è venuto a dire così, guarda, come vuoi fare, fai pure, vai tranquillo, e lui vai tranquillo, gli altri invece erano qui, al basso ci saranno 10-20 persone. Qui invece la scrivania ha riempito tutta Bergamo, che è io anche questo. Thank you.
1943 vennero tolte per dare il bronzo alla patria per fare i cannoni. Parecchie campane, però, non vennero consegnate, ma bensì nascoste in cascina e, finite la guerra, recuperate e ripristinate per i loro usi e per fare concerti. Il termine concerto indica l'insieme dei bronzi presenti sul campanile. I campanili avevano da una a 4 a 12 campane e pensate che una campana grossa pesa addirittura 29 quintali e adesso l'amico Busi mi diceva addirittura una Verona vecchia o nuova? A Verona nuova addirittura di 32 quintali. Ecco perché non sono venuti pure campane, se no c'è il pegolo che sono 60 quintali. È la sura però, campanari bergamaschi e campanari di palazzolo si sono sempre alternati invitandosi a vicenda a suonare i loro concerti, cimentando così una bella amicizia che spero duri ancora. Ogni campana ha un numero e un suono e svolgevano e svolgono il compito di scandire il tempo e la vita dei cittadini richiamandoli alla preghiera quotidiana. Curioso però ricordare che suonavano anche per avvertire dell'arrivo di un temporale e soprattutto della grandine, per far correre nelle vigne i contadini a sparare in cielo i razzi per rompere le nuvole. Poi suonavano per annunciare l'inizio delle lezioni scolastiche. E questa proprio non penso lo sappiate o lo ricordiate, che per la morte dei sacerdoti cambiavano campana per comunicarlo. C'è una precisazione che l'ho scritta. Non la 9, ma usavano la 12 e la facevano suonare un quarto d'ora e leggermente. E dice l'intervistato che questo suono faceva senso. Thank you.
Ora dobbiamo raccontare la storia della campana delle sarte, perché la settimana scorsa questa signora ha fatto questa donazione al museo della famosa campana delle sarte. La storia è molto interessante. Questa signora è la nipote di Carlo Catanelli e la moglie si chiamava Virginia Patelli. Carlo Catanelli veniva da Novara e nella seconda metà dell'Ottocento era primo segretario di ambasciata e ha seguito un bresciano che si chiamava Fedostiani, che è stato mandato in Giappone a fare l'ambasciatore, era ambasciatore plenipotenziario. Durante il viaggio dall'Italia per andare in Giappone con la nave si sono fermati a Bangkok. A Bangkok era in quel periodo, raccontava appunto questa signora, c'era una tragedia. Il famoso elefante bianco del re del Siam stava male, non voleva più mangiare. E nessuno riusciva a capire come mai l'elefante bianco non mangiasse. La signora Virginia Patelli era anche una appassionata di lirica. E quindi davanti all'elefante si è messa a cantare una romanza d'amore e si accorgono che l'elefante piange. È tutto documentato, c'è qui Walter che ha saputo, c'è tutti i documenti sopra. Allora capiscono che l'elefante era innamorato, quindi trovano l'elefantessa innamorata e l'elefante ricomincia a mangiare. Il re del Siam non sapeva più che cosa fare, convoca il consiglio e volevano dare un'onorificenza a questa signora che aveva risolto il problema, ma siccome non poteva dare nessun premio a delle donne, cosa fa? Gli regala la campana dell'elefante, che è questa. La signora, che ha 81 anni ed è una maestra in pensione, saputo di questa cosa, l'ha portata la settimana scorsa e questa signora si chiama Virginia Catanelli. Bellissima. Come nacque questo strumento musicale? I nostri campanari, che suonavano a distesa e a tastiera, collocata nella cella campanaria, un repertorio popolare e orale, per cimentarsi a suonare e a comporre nuove sinfonie, da eseguire poi sulle tastiere, dovettero trovare un modo consono tale da poter imparare i brani senza dover necessariamente salire sulla torre campanaria, soprattutto per non compromettere la fede della popolazione. E così nacquero degli strumenti estremamente rudimentali, ma decisamente efficaci per studiare ed apprendere le melodie campanarie. Strumenti chiamati le campanine, o meglio le campaniere bergamasche, per lo più costruite ed accordate dagli stessi campanari, che raramente erano musicisti professionisti. La presenza di questo strumento viene attestata in diverse zone della Lombardia. Esistevano anche a Palazzolo con lo stesso nome, mentre in Brianza vennero chiamate Cembul o Gennaio. Lo stesso dicasi per la pianura bergamasca col termine Cembol.
come erano e come sono ora le casse armoniche e i risuonatori di queste campanine sono cose tecniche. Come vengono suonate lo vediamo con dei martelletti di legno e sughero per emulare il movimento da ripetere poi sulla tastiera dei campanili. Queste campanine venivano suonate nelle osterie anche con cornamuse, fisarmoniche, chitarre ed altri strumenti, cosa abbandonata per lungo tempo, ma ora ripresa, come il progressivo ritorno al sistema di suono manuale delle campane, con la compresenza dei sistemi elettrico manuale sui campanili. Ovviamente, per ripristinare e mantenere tradizioni e suoni che speriamo, anche con l'aiuto di questi musicisti, rimangano e rimangano nel tempo.
Avelino Busi di Monticino, che oltre che fare il campanaro fa anche il poeta, e quindi abbiamo chiesto a lui di recitarci due delle sue poesie. La disegna del campano da un po' di te pensare che tanta gente che la fa apparenza niente, e invece degli ardenti la sa smontando. Un urto appena dai un po' l'acceso l'era già pieno, ma adesso voglio di fare l'altalino per c'è mai cresciuto col botocol. Se l'uomo che mi sente è macchia mio, che dirà il domine Dio, e dirà che il mio sonno è più di risvegliare la fede. No, la risulta la spiega me, che ha detto l'angeli, si trasosse l'ora del cuore, l'amico colpa tocca la campana, se ti sei amico buono, ma dipende l'animo cristiano, che la sa più da più di te, perché la conosca anche nessuno. Questa qui è stata scritta per una campana messa su un monte Dragone vicino a San Gallo di Monticino, che ricorda i caduti del lavoro, i caduti delle guerre, eccetera. Questa l'ho scritta perché è titolata La campana del monte Dragone. Là sulla cima, qual monumento, tu parli alla gente in ogni momento, nel giorno nascente, nel giorno che muore, nell'umile sera, mi frugo nel cuore e sono insistente che pare preghiera sconvolge la morte. Tu porti col vento i cari ricordi, scandisci coi tocchi i nomi dei morti, quei nomi hanno un volto e quel volto ti implora, nell'umile sera, col vento ti dice, ascolta, è l'ora, ascolta la voce del cuore, rivolge al Signore per me una preghiera, tu suoni campana e il dolce tuo suono sconvolge il mio cuore con voce di tuono, il suono insistente mi arresta il cammino, mi porta alla mente dell'uomo il destino. O suona campana in ogni momento, nel giorno che nasce e nel giorno che muore. Rimanga il tuo suono nel cuore della gente che non si disperda lontano nel vento. E l'ho proprio intitolata Campanel Bergamas, 12 ottobre 2013, Museo Musicale Via Trieste 34 Brescia. Perciò resta.
resta nel tempo come documentazione. Allora, il ritorno c'è per le campane e noi l'abbiamo fatto col dialetto, Evelino compreso. Mio pe, alla suavo se che braghe, e scalfa roccia delano e scarpo mec, a regordà baghece scampanade e suni e cioc de vai e de montagne. Adesso, con cae gris, gedei beiscece, col gins o benta pace, e namurace dei boce il potesà d'ogni campano, che nessuno de l'onc sa abnuro, per ciamasente inciso, ascolta meso, o a chi reggio engira buona giornata. E namurace dei voci, moc o alleger, con le sonote se corde de vent, che lasson tender se è per nobet, o per la festa grande, o un battese. E namurace o a delle sinfonie che riesca fa con le sue campanine. Panei, panei, che i rimbombo e che i apporto su nigol e della china della sera e gaffaegne roio de arcantino e sbiasci d'acqua posa una preghiera. Brava! Brava. Grazie.